Frannito di San Giorgio alla Molara comprende i plessi di San Giorgio, Buonalbergo, Castelfranco, Ginestra e Montefalcone. È un istituto comprensivo e quindi gestiamo gli alunni, un'utenza che va dai 2 anni e mezzo ai 14 anni. Abbiamo diversi tempi scuola, sia per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado. Un fiore all'occhiello è sicuramente la scuola secondaria perché è indirizzo musicale e tante sono le manifestazioni, le kermesse che i nostri alunni hanno fatto nel corso degli anni. Anche adesso che funzioniamo con la DAD a causa della pandemia e ci siamo bloccati con molti progetti, i ragazzi continuano a suonare e a lavorare in rete. Una scuola che dà tante opportunità, abbiamo un'offerta formativa ad ampio raggio, per esempio attività che si fanno in questa scuola, oltre ai soliti progetti di recupero, di potenziamento, di consolidamento, la piscina per quanto riguarda la scuola primaria, i bambini di San Giorgio alla Molara fino allo scorso anno sono andati alla piscina di Pietrelcina a fare nuoto il sabato mattina, così come abbiamo i progetti di lingua inglese, i progetti di informatica, abbiamo fatto tanti PON e tanti ne faremo a seguire. Il nostro obiettivo è far sì che i ragazzi vengano a scuola con piacere, perché i docenti utilizzano tante strumentazioni didattiche, tante metodologie, al di là di quella che è la lezione ex cattedra, perché l'obiettivo principale è interessare gli alunni. Se l'alunno è interessato e viene a scuola con piacere e partecipa, sicuramente si garantisce a loro l'offerta formativa, altrimenti verrebbero con noia e non apprenderebbero. Quindi il nostro obiettivo è farli star bene a scuola. Scuola inclusiva e che curi la personalità di ognuno. L'obiettivo della scuola è non lasciare indietro nessuno e far sì che ognuno possa sviluppare quello per cui è più portato.